Ben ritrovati amici di Ceramicanda con il programma che spazia a 360 gradi sul mondo della ceramica, ma non solo. Veniamo subito al sommario di oggi, la corsa di Giorgio Squinzi, un putpourri di interviste nel corso di tutti questi anni. Avevamo fatto lo stesso lancio qualche settimana fa, ma per una ragione tecnica poi questo putpourri non è mai andato in onda. Ci sarà spazio poi per l'edilizia in Emilia-Romagna, l'andamento dell'edilizia nella nostra regione, con un'intervista a Marco Granelli, presidente di Confartigianato Emilia-Romagna, che è soprattutto imprenditore edile. Laminam, la meravigliosa lastra sottile in ceramica, siamo andati a guardarla da vicino, c'è andata per noi Laura Faggiotto. Bene, veniamo al fuori tema di oggi, che è un editoriale che abbiamo pubblicato in settimana sul distretto. Tra le cause principali del fallimento annunciato dalla Grecia c'è il sistema industriale del paese ellenico, troppo sbilanciato sul fronte pubblico, e quel poco di privato che c'è ha nello Stato il suo principale committente. Per fortuna in Italia di Fiat ce n'è una sola, altrimenti il nostro caro e bel paese navigherebbe nelle stesse acque melmose dell'Egeo. Se andassimo ad analizzare i contributi elargiti dallo Stato alla casa automobilistica di Torino, ci sarebbe più chiaro come il nostro debito pubblico sia la vera causa dei nostri mali, perché tra contributi diretti, rottamazioni, costruzione e ristrutturazione degli impianti del Sud, gli impianti della Fiat, ammortizzatori sociali, la casa automobilistica torinese ci è costata oltre 100 miliardi di euro tra il 1977 e il 2009, senza contare gli anni precedenti, le protezioni dalla concorrenza straniera, le agevolazioni fiscali e la politica sulla mobilità. Una politica assistenzialistica che avrebbe dovuto portare un vantaggio strategico a tutta l'Italia, quantomeno in termini occupazionali. Ed invece no, nel 1975 la Fiat contava 250.000 dipendenti, mentre oggi sono poco più di 30.000. Calcolatrice alla mano, ha perso per strada 220.000 assunti, come a dire che per ogni lavoratore licenziato, pensionato o messo in mobilità, la casa automobilistica di Torino ha incassato 500.000 euro. Succede in pochi stati al mondo che un'azienda spenda denaro pubblico e distribuisca i dividendi in privato. Da noi succede da decenni con la Fiat. E se ora Marchionne minaccia di trasferire il colosso delle automobili all'estero, legittimamente, lo può fare grazie alla leggerezza dei nostri politici. Chi ci ha governato non ha mai pensato, in cambio del ricco e costante contributo, di obbligare la stessa Fiat a sottoscrivere un patto di eterna fedeltà, o quantomeno una serie di impegni che poi avrebbe dovuto rispettare. La vicenda si interseca con la volata in corso per la presidenza di Confindustria, che vede contrapposti Giorgio Squinzi e Alberto Bombassei. Anche perché le recenti dichiarazioni di Marchionne a favore dell'imprenditore bergamasco, se vince lui la Fiat potrebbe rientrare in Confindustria, queste le sue dichiarazioni, hanno fatto discutere e non è escluso che possano condizionare la corsa allo scranno più alto di Via dell'Astronomia. Non abbiamo alcun dubbio, noi di Ceramicanda, io personalmente, che a vincere dovrebbe essere il patron di Mapei, se non altro perché l'imprenditore Squinzi allo Stato è costato ben poco, anzi nulla. Mi risulta che la sua azienda non abbia mai fatto un'ora di cassa integrazione. Il suo gruppo è composto da 68 aziende consociate, con 59 stabilimenti produttivi operanti nei 5 continenti, in 27 nazioni diverse.
Nel 1995 il fatturato era di 150 miliardi di lire, mentre nel 2011 ha superato i 2,1 miliardi di euro, una crescita esponenziale che dà lavoro a 7.500 persone, delle quali il 12% impegnato nella ricerca. È lui il fedele portabandiera di quell'imprenditoria italiana che rappresenta la vera spina dorsale del paese, quella operosa, pragmatica e dinamica, la stessa che paga le tasse senza chiedere in cambio nulla. Con la vittoria di Squinzi si volterebbe pagina e gli imprenditori di oggi testimonierebbero la volontà di voler chiudere con il passato, con o senza Fiat. Subito dopo la mini sigla, le letture delle principali notizie apparse sui giornali locali e non. A ottobre arriverà un aumento dell'IVA del 23%, conferma Grilli, per gli ammortizzatori sociali servono dagli 8,5 ai 15 miliardi, ricorda la Camusso al vice ministro dell'economia. Dietro fronte del governo sull'assunzione di 10.000 insegnanti, stop all'emendamento in commissione bilancio. Oggi nuovo esame in commissione industria. Monti vede Alfano, Bersani e Casini. Nella settimana da lunedì 27 febbraio a domenica 4 marzo il prezzo medio di acquisto dell'energia nella borsa elettrica, con una flessione di 4,03 euro per megawatt ora rispetto alla settimana precedente, si è portato a 74,87 euro per megawatt, meno 5,1%, in calo anche i volumi di energia elettrica scambiati in borsa, pari a 3,3 milioni di megawatt, meno 4,1%, stabile a 56,4% la liquidità del mercato. Un default incontrollato della Grecia può costare all'economia internazionale oltre 1.000 miliardi di euro e potrebbero servire aiuti internazionali a Italia e Spagna, e la stima che la Federazione Internazionale delle Banche, l'IF, indica in un rapporto di febbraio. Le domande di disoccupazione presentate all'INPS a gennaio sono state 126.569, con un incremento del 13,4% rispetto al gennaio 2011, quando le domande erano state 111.536. Lo fa sapere l'INPS con una nota. Calano invece le domande di mobilità, passate da 16.700 di gennaio 2011 a 15.139 dello stesso periodo del 2012. L'edilizia: nel terzo trimestre del 2011 l'occupazione nel settore delle costruzioni cala del 5% rispetto allo stesso trimestre del 2010 e mostra una performance negativa in controtendenza rispetto all'aumento di occupazione dello 0,7% rilevato a livello del totale economia. La flessione più lieve si registra con meno 5% nel nord-ovest, che stacca nettamente le altre ripartizioni. Il mezzogiorno è sul meno 4,5%, il nord-est sul meno 5,4% e il centro addirittura a meno 10,8%. Scuola edile di Cuneo, i primi 31 posatori di ceramica. Parte oggi, il 5 marzo, in riferimento a quella data, presso la scuola edile di Cuneo, il primo dei due corsi di formazione dedicato ai posatori di piastrelle di ceramica, iniziativa promossa da Confindustria Ceramica e Formedil nell'ambito del progetto 2T Training for Tile. I due moduli, della durata di 60 ore, strutturati nella loro versione base, coinvolgono complessivamente 31 giovani, in alcuni casi disoccupati, desiderosi di acquisire un'adeguata professionalità sul mestiere di piastrellista posatore. Vediamo ora questo putpourri dedicato a Giorgio Squinzi, che sta correndo per il vertice di Confindustria. Giorgio Squinzi, presidente Mapei, quando è iniziata questa piacevole avventura? Mio padre ha fondato la Mapei nel 1937, quindi 62 anni fa. E mio padre
è scomparso nel 1984 improvvisamente, quando era ancora in piena attività in azienda e quando era già iniziato il processo di internazionalizzazione del gruppo Mapei, tant'è vero che proprio lui stesso aveva inaugurato 2 mesi prima il nuovo stabilimento che abbiamo realizzato in Canada a Montreal. Dovrà lavorare parecchio il neo presidente di Confindustria Luca Cordero di Montezemolo. Come secondo lei? Dovrà lavorare moltissimo e comunque bisogna che ci togliamo dalla testa che basti l'immagine, sia pure vincente, della Ferrari per passare dei messaggi alla base imprenditoriale. Dobbiamo globalizzarci, ma non solo come vendite, perché l'Italia è un paese sfavorito da un punto di vista manifatturiero. Dobbiamo internazionalizzarci, globalizzarci, compreso le produzioni. In Italia mantenere, come ha fatto il gruppo Mapei, che oggi produce in 21 paesi nei 5 continenti, mantenere la testa in Italia e le braccia fuori, ma con l'obiettivo in mente di acquisire quote di mercato in tutti i mercati in tutto il mondo. Insomma. Quando My Way si è alzata nella sala, l'emozione ha prevalso. È vero, perché ho visto gente con le lacrime agli occhi, c'è stato così, abbiamo avuto la conferma che abbiamo centrato l'obiettivo. Forse Laura Pausini ha esagerato a paragonare Polanca a Leonardo da Vinci, però in ambito musicale uno che scrive una canzone così importante è da tenere in seria considerazione. Ha scritto qualche migliaio di canzoni ed è uno degli artisti top del panorama musicale mondiale da 40 anni e oltre. Ma per la verità, quando mi hanno chiesto di presenziare a questa cerimonia per ricevere un premio alla carriera, ho fatto i debiti scongiuri, perché onestamente non credo ancora di essere proprio alla fine della carriera. Ho ancora tanti progetti da realizzare e spero di riuscire ad arrivarci in fondo. Insomma. Questo per Mapei oggi è un giorno importante perché è il primo stabilimento in Inghilterra. Noi siamo entrati sul mercato inglese forse con un po' di ritardo, nel senso che abbiamo iniziato ad operare direttamente con una filiale nostra solo 7-8 anni fa, una sede che abbiamo costruito in un'area industriale centrale dell'Inghilterra, negli intorni di Birmingham, e da qui vogliamo raggiungere la leadership anche del mercato inglese. Dottor Squinzi, è più facile internazionalizzarsi con 45 stabilimenti nel mondo o scalare lo Stelvio? Internazionalizzazione è molto più semplice. Il CERSAI è anche un'occasione per festeggiare questi 70 anni della Mapei. Io inizierei con questa Fiat degli anni 50. Che cosa rappresenta? Rappresenta la nostra storia, perché come si può vedere, da un'immagine storica che stiamo usando di più per far vedere cos'era la Mapei agli inizi, si vede chiaramente questo camioncino, un Fiat 1100, è qualcosa che è rimasto nella nostra storia, nel mio cuore in modo particolare. Allora la festa è finita, vediamo le immagini scorrere in questo momento. Beh, ricevere le chiavi della città è un bel gesto. Purtroppo non ci sono più le mura, quindi è una cosa molto simbolica, ma mi è fatto molto piacere e sono veramente contento. Il mio sogno a questo momento è quello di andare a San Siro col Sassuolo in Serie A e battere l'Inter. Quello sarebbe il punto d'arrivo della mia parabola di uomo di sport. La climica italiana è viva e vegeta, nel senso che ci siamo trasformati, c'è meno grande chimica, c'è meno petrolchimica,
però c'è tanta chimica fine, tanta chimica delle specialità, tanta chimica delle formulazioni, e siamo comunque il settore manifatturiero che da quando abbiamo il sistema a cambi fissi dell'euro ha aumentato percentualmente di più le proprie esportazioni. Quindi la chimica italiana è forse più piccola, ma però è più compatta, è una chimica diversa ed è competitiva nel mercato globale. Sono calati i volumi delle produzioni di piastrelle, però siamo sempre i numeri uno mondiali come tecnologia, come tutto, come design, e anche quella che secondo me è un po' forse la novità più interessante di CSI è queste piastrelle a basso spessore, 3 mm alle cosiddette piastrelle slim di 4, 4,5, 4,8, dimostrano la vivacità, la vitalità e la leadership mondiale della piastrella italiana. Il deficit dello Stato quest'anno viaggia paurosamente oltre il 5%, quindi credo che veri capitali che lo Stato possa mettere a disposizione della ripresa produttiva praticamente non ce ne sono. Però si possono fare delle cose intelligenti a costo anche ridotto, come per esempio il piano casa è una cosa intelligente che secondo me può dare una bella spinta. C'è da dire un'altra cosa, che però non si continua ad intervenire, si continua a non intervenire su alcuni nodi strutturali del paese, come il costo dell'energia, che per il settore della ceramica è fondamentale. Non si interviene sulla complicazione normativa burocratica del paese, e non c'è un giusto approccio ad esempio verso tutto quello che viene dall'Europa, perché è inutile che in Italia si vogliano recepire le direttive europee con tra virgolette miglioramenti, quando invece secondo me sarebbe così semplice recepire le direttive europee tal quali come vengono elaborate dal Parlamento europeo. E già non dimentichiamo che il Parlamento europeo sta complicando la vita ai settori manifatturieri europei. Veniamo ora all'andamento dell'edilizia in Emilia-Romagna. Daniela D'Angeli ha incontrato per noi Marco Granelli, che è il presidente di Confartigianato Emilia-Romagna. Ma le cose stanno nel senso più negativo e più difficoltoso che si possa immaginare. Fra tutti i settori merceologici oggi dell'Emilia-Romagna e anche, potrei dire, a livello nazionale, quello delle costruzioni è sicuramente il settore più in difficoltà, perché si è arrivati oggi purtroppo a un crollo della richiesta di unità immobiliari, e si è anche, fra l'altro, ha coinciso questo momento di difficoltà economica mondiale, direi, anche con un grande cambiamento all'interno delle tecnologie delle costruzioni. Per cui questo ha fatto sì che i mobili oggi nuovi, quindi appena messi sul mercato, non dotati di misure di efficientamento energetico, si trovano sul mercato con grandi difficoltà a essere collocati, proprio perché hanno un valore alto, ma non avendo queste dotazioni sono già, pur essendo nuove, fuori mercato. Il prezzo chiaramente di questi mobili non può calare più di tanto, perché le aree all'epoca comprate dagli imprenditori sono aree costate tanto. Per cui si somma queste difficoltà di mercato anche a questa particolare difficoltà dovuta al cambiamento del tipo di costruzione. Sul fronte pubblico la situazione non è sicuramente migliore, c'è stato un crollo del numero degli appalti un po' in tutta Italia, un po' in tutta la regione, con i vincoli imposti poi dal patto di stabilità. Questa situazione sta creando non pochi problemi a tanti comuni che potrebbero e potevano, e lo hanno fatto anche in passato, dare lavoro a tante piccole imprese, e quindi questo sta facendo aumentare di gran numero anche le chiusure, i concordati, i fallimenti, e questo dà una grande preoccupazione, perché nel breve non si vedono prospettive o opportunità tali che possono far pensare a una ripresa immediata o comunque nel breve periodo. Quindi anche con le misure che sono state adottate dal governo,
non possiamo dire che vadano nel senso di avere promozionato l'investimento del mattone come un investimento cui tanti si potrebbero rivolgere e potrebbero fare per poter cercare di fare riprendere e riavviare un po' l'indotto. E la preoccupazione, dicevo, è soprattutto anche dovuta al fatto che in tanti comuni hanno pianificato delle attività edilizie, quindi hanno rilasciato permessi di costruire in un modo esagerato, per cui in pochi anni hanno pianificato delle attività di costruzione che sarebbero potute essere tranquillamente spalmate nel volgere anche magari di un ventennio. Oggi quindi dire quale può essere una soluzione per poter traguardare un momento di minor difficoltà si fa fatica a poterlo immaginare. Certo è che posizionandosi come offerta su un mercato che qualitativamente offre degli efficientamenti energetici riconducibili e riconoscibili in classe energetica A o B, sicuramente aiuta. Quindi non più costruzioni con delle finiture tendenti a essere medio o basse di qualità, ma delle strutture che siano di una certa qualità, di un certo comfort e soprattutto che nel tempo diano un certo risparmio anche in termini monetari per quello che riguarda la manutenzione degli immobili stessi. Non andate via, subito dopo la pubblicità, le meravigliose lastre ceramiche di Laminam.